Ciao a tutti ragazzi, qui Simone, qui Stefano di Photoshop Facile. In questo video vedremo come cambiare il colore e applicare texture ai vestiti in Photoshop. Mi stai dicendo che posso rifarmi il guardaroba? Sì, invece di spendere i tuoi soldi in vestiti possiamo semplicemente photoshopparli. Ma è assurdo! Sì. Potresti voler cambiare i vestiti di un soggetto in una foto per diversi motivi. Magari quella maglia non ti piace, oppure vuoi creare semplicemente delle maglie personalizzate, oppure ancora vuoi semplicemente allenarti in Photoshop, chi lo sa? Poco importa, infatti in questo video scoprirai come farlo. Partiremo da una foto semplicissima come questa, andremo a cambiare il colore della maglietta e poi andremo ad aggiungere questa texture. Stefano, ma questa maglietta l'hai fatta tu? Sì. È orribile. Vabbè, era giusto per far vedere la texture come si applica e poi, ragazzi, potete scatenare la vostra creatività come vi pare. Ti ricordiamo che puoi scaricare tutti i materiali del tutorial facendo clic sul link che trovi qui in basso in descrizione. Inoltre, ti diamo anche la possibilità di scaricare gratis un pack di pattern. Trovi sempre il link qui in basso in descrizione. Ora, quello che devi sapere è che questo tutorial non è proprio semplicissimo. Ecco perché, se dovessi avere qualche problema o non dovresti capire alcune cose, alcune funzioni, il nostro consiglio è quello di entrare all'interno del corso Photoshop Facile. Il primo corso per imparare ad usare Photoshop e realizzare immagini mozzafiato anche se parti da zero. L'obiettivo di Photoshop Facile è quello di trasmetterti tutto quello che io e Simone sappiamo su Photoshop. Quindi partirai da livello 0, livello intermedio, fino ad arrivare a un punto in cui sarai in grado di realizzare i tuoi lavori in completa autonomia. Queste che vedi sono solo alcune delle recensioni che i nostri studenti ci hanno lasciato. Ti basta cercare su Google recensioni Photoshop Facile per farti un po' un'idea. Comunque, se vuoi, puoi guardare gratis le prime 3 lezioni del nostro corso. Ti lasciamo il link qui in basso in descrizione. Bene, basta parlare e mano sul mouse e vediamo come cambiare il colore e applicare texture ai nostri vestiti. Ed eccoci qui all'interno di Photoshop. Come puoi notare, qui al centro ho già importato l'immagine su cui andremo a lavorare oggi. In questo tutorial vedremo non solo come cambiare il colore della maglia del nostro soggetto, ma soprattutto vedremo come applicare un pattern sempre sulla t-shirt in modo altamente realistico. Senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito e la prima cosa da fare consiste naturalmente nell'importare il nostro pattern all'interno di Photoshop. Nel mio caso andrò ad applicare questo pattern, ma naturalmente voglio ricordarti che tra i materiali di questa lezione io e Simone ti abbiamo messo a disposizione un pack pieno zeppo di pattern. Per scaricarli ti basterà fare clic sul link che trovi qui in basso in descrizione. Detto questo, andiamo ad importare il nostro pattern all'interno di Photoshop. Mi raccomando, dobbiamo aprire la nostra immagine come un nuovo documento, quindi trasciniamo il nostro pattern qui a fianco al nome del documento. E voilà! A questo punto dobbiamo effettuare una selezione del disegno che è presente all'interno dell'immagine. Per farlo ci dirigiamo su Selezione, Intervallo colori. Grazie a questo pannello possiamo effettuare una selezione sulla base dei colori presenti all'interno della nostra immagine. Quindi innanzitutto qui su Anteprima selezione impostiamo Nessuna, selezioniamo lo strumento contagocce, lo troviamo qui, e provando a spostarci all'interno dell'immagine non dobbiamo fare nient'altro che fare un clic sul colore che vogliamo selezionare. Nel mio caso il colore di tutto il disegno, come può notare, è un po' più chiaro, quindi provvedo ad effettuare una selezione di questo colore. Anteprima selezione, andiamo ad impostare nuovamente scala di grigio e andiamo a modificare la tolleranza. Quindi ci spostiamo a zero. Ora, che cosa è successo? Visualizzeremo delle porzioni bianche e delle porzioni nere. Le porzioni bianche stanno ad indicare quelle porzioni che in questo momento stiamo selezionando. Quindi praticamente il colore su cui abbiamo fatto clic. E al contrario, le porzioni nere stanno ad indicare quelle porzioni che non stiamo selezionando. Ora facciamo un po' di zoom, premi Command più o Control più se utilizzi Windows. E come può notare, la selezione risulta un po' granulosa. Questo perché dobbiamo andare a modificare la tolleranza, quindi andiamo ad aumentare piano piano questo cursore, man mano che andiamo ad aumentare il cursore, le porzioni nere andranno a sbiadirsi. Questo perché man mano che aumentiamo la tolleranza andiamo ad espandere la selezione dei colori. Ecco perché il mio consiglio è quello sì di aumentare la tolleranza, ma dobbiamo assicurarci di non far sbiadire le porzioni nere. Ecco perché vado ad impostare una tolleranza pari a 37, facciamo un po' di zoom indietro, direi che la selezione è stata effettuata correttamente e facciamo clic qui su OK. A questo punto, come puoi notare, qui al centro abbiamo la selezione del nostro disegno. Ora non ci resta che dirigerci qui sul riempimento e andare su tinta unita. In poche parole, voglio colorare il contenuto della selezione di bianco. Facciamo clic qui su OK, nascondiamo il livello di sfondo e come puoi notare adesso qui al centro abbiamo solo il disegno che ci interessa senza lo sfondo. Arrivati fin qui, dobbiamo definire il nostro pattern. Che cosa vuol dire? Ti faccio vedere. Effettuiamo una selezione di tutta la nostra composizione, quindi ci dirigiamo qui su Seleziona tutto, oppure premi Command più A o Control più A se utilizzi Windows, e ci dirigiamo su Modifica, Definisci pattern. Eccolo qui, assegniamo un nome al nostro pattern, lo chiamiamo disegnino,
nome originale e facciamo clic qui su OK. Ora qui abbiamo concluso, quindi ci spostiamo sulla nostra immagine di partenza e la prima cosa da fare consiste nell'effettuare la selezione della maglia del nostro soggetto. Per farlo possiamo sfruttare i vari strumenti che Photoshop ci mette a disposizione, come per esempio lo strumento selezione rapida, vedi? Oppure ancora lo strumento penna per essere ancora più precisi. Ti ricordo naturalmente che nel corso Photoshop facile sono presenti diverse lezioni in cui ti facciamo vedere come effettuare vari tipi di selezione e in questo caso io ho già provveduto ad effettuare la selezione della maglietta. Me la sono salvata qui all'interno del pannello tracciati, mi dirigo qui sulla miniatura, tengo premuto command, seleziono, ecco qui la mia selezione e mi risposto sul pannello livelli. Una volta aver effettuato la selezione della t-shirt, non dobbiamo fare nient'altro che applicare un colore. Quindi sulla base della nostra selezione ci dirigiamo qui sul riempimento, tinta unita. Naturalmente ti ricordo che possiamo applicare un qualsiasi colore, tutto dipende dal tuo gusto personale, ma nel mio caso vado ad applicare un colore specifico che ho scelto durante l'esercitazione di questo tutorial. Quindi qui sul codice colore vado ad impostare 03, 2 e 56. Faccio clic qui su OK e il gioco è fatto. Ora naturalmente il colore per il momento è solo spiaccicato sulla maglietta, quindi non è questo il risultato finale. Per rendere il nostro risultato molto più convincente dobbiamo modificare il metodo di fusione. Quindi da normale ci spostiamo su moltiplica. Come può notare adesso intravediamo anche alcuni dettagli della nostra immagine, come per esempio queste piegature, ma anche queste porzioni qui, ma il risultato ancora non mi convince, infatti il tutto mi risulta ancora troppo scuro. Ecco perché adesso il mio obiettivo è quello di schiarire ancora di più le porzioni più chiare presenti sulla t-shirt. Facciamo un po' di zoom indietro, ci dirigiamo sempre qui sul riempimento e facciamo nuovamente clic su tinta unita. Ora nel mio caso, per andare appunto a schiarire le porzioni più luminose, andrò ad impostare un giallino molto molto chiaro. Quindi qui su codice colore vado ad impostare FFD78B. Facciamo clic qui su OK. E come dobbiamo fare per applicare questo colore solo sulle porzioni più chiare della nostra t-shirt? Beh, è molto semplice, infatti non dovremo fare nient'altro che sfruttare fondi sé. Quindi faccio doppio clic sul livello per andare ad aprire le sue impostazioni e qui in basso troviamo fondi sé. Vado a spostare questo pannello un po' più a destra, in questo modo. Ora qui troviamo due cursori, questo livello, livello sottostante. Il nostro obiettivo è quello di applicare questo colore solo su alcune porzioni del livello sottostante, quindi solo su tutto ciò che si trova sotto. Ecco perché andremo a lavorare sul livello sottostante. Provando a spostare la spunta qui a destra verso sinistra, ecco che cosa succede. Praticamente andremo ad applicare il contenuto del nostro livello, quindi il nostro colore, solo sulle porzioni più scure della nostra immagine, vedi? Quindi nel nostro caso il colore verrà applicato solo sulle zone in ombra. Noi però dobbiamo fare praticamente tutto l'opposto, quindi riportiamo questo cursore qui dov'era e andiamo a spostare il cursore di sinistra verso destra. Quindi provando a spostare questo cursore, il colore verrà applicato solo sulle porzioni più luminose. Ora, piccola precisazione, mentre modificate questi valori, prendete come punto di riferimento solo la maglietta. Infatti tra poco andremo a nascondere il colore su tutte le altre porzioni d'immagine. Quindi nel mio caso sposto più a destra questo cursore e come può notare il colore viene applicato in modo davvero molto netto sulle zone in luce. Ecco perché anche qui Photoshop ci viene incontro tramite questa spunta. Tenendo premuto il tasto Option oppure Alt se utilizzi Windows e facendo clic sulla spunta che stiamo spostando, ecco che cosa succede. Siamo andati a dividerla, quindi abbiamo una parte destra e una parte sinistra della stessa spunta. Provando a spostare la parte destra ancora più a destra, si verrà a creare questa dissolvenza, vedi? Il colore, man mano che ci spostiamo verso destra, verrà applicato in modo molto più uniforme sulle zone in luce. Quindi io direi di spostare questo cursore a un 179 e con quest'altra spunta invece possiamo decidere su quale porzioni applicare appunto il nostro colore. Ecco, nel mio caso imposto questa spunta a un 21. A questo punto direi che ci siamo, facciamo clic qui su OK, facciamo un piccolo prima e dopo, prima, dopo. Ora a questo punto il nostro colore è applicato non solo sulla maglietta ma anche sul soggetto, quindi sul viso, sul cappello, sulle mani eccetera eccetera. Ecco perché quello che possiamo fare per risolvere il problema consiste semplicemente nel copiare questa maschera su quest'altro livello. Anzi ancora meglio direi di inserire i nostri livelli all'interno di un gruppo e poi applicare questa maschera non sui singoli livelli ma direttamente sul gruppo. Che cosa vuol dire? Ti faccio vedere. Andiamo a selezionare entrambi i livelli, tieni premuto il tasto Command oppure Control se utilizzi Windows e premiamo i tasti Command più G o Control più G. Abbiamo creato il nostro gruppo, lo andiamo ad aprire e a questo punto andiamo a spostare la maschera del nostro livello su tutto il gruppo. Quindi non dobbiamo fare nient'altro che dirigerci sulla nostra maschera e trascinarla qui a fianco al gruppo.
Come puoi notare, siamo andati a rimuovere la maschera dal nostro livello e l'abbiamo applicata al nostro gruppo. Questo modo di lavorare è molto più intelligente. Infatti, invece di copiare la maschera su tutti i livelli, adesso tutte le volte che andremo ad inserire qualsiasi livello all'interno del nostro gruppo, il contenuto verrà applicato solo all'interno della maschera di livello, quindi solo all'interno della nostra t-shirt. Facciamo un piccolo prima e dopo dell'ultima modifica che abbiamo fatto. Prima, dopo. Ecco, nel mio caso sono andato a schiarire non solo le porzioni in luce, ma tutta la maglietta. Questo perché era l'effetto che volevo ottenere. Bene, arrivati a questo punto direi di aumentare ancora di più la luminosità, soprattutto delle zone più luminose. Quindi, innanzitutto andiamo a selezionare l'ultimo livello che abbiamo creato e ci dirigiamo su riempimento, curve. Vado ad ingrandire un attimo questo pannello e tutto quello che andrò a fare consiste nell'aumentare leggermente i mezzi toni. Quindi facciamo clic qui al centro e alziamo la nostra curva. In questo modo. Come può notare, la curva è stata applicata solo sulla t-shirt, questo perché si trova all'interno del gruppo dove abbiamo appunto copiato la nostra maschera, ma l'effetto ancora non mi convince, infatti abbiamo semplicemente aumentato la luminosità complessiva della maglia. Io voglio aumentare la luminosità soprattutto nelle zone in luce. Quindi facciamo doppio clic sul livello di regolazione curve, si aprirà lo stile livello e andiamo a giocare nuovamente con fondi se. Ci spostiamo qui sul livello sottostante e andiamo a spostare questo cursore verso destra. Man mano che sposto il cursore andremo a nascondere la nostra curva sulle porzioni in ombra. Anche qui come prima andiamo a dividere il cursore, quindi premiamo il tasto Option oppure Alt se utilizzi Windows e facciamo clic col tasto sinistro del mouse sul cursore. A questo punto abbiamo due parti, spostiamo la parte di destra ancora più a destra. E man mano che spostiamo il cursore verso destra, come puoi notare, andremo ad omogenizzare sempre di più la nostra regolazione. Naturalmente più mi sposto a destra, più andiamo a ridurre la visibilità del nostro effetto, al contrario più mi sposto a sinistra e più andiamo ad accentuare le porzioni soprattutto più luminose. Nel mio caso mi sposto verso destra e porto il mio cursore a 98. Per quanto riguarda invece il primo cursore, vediamo un pochino, andiamo a giocarci un po', direi di spostare questa parte di cursore a un 15. Facciamo clic qui su ok, prima, dopo. Molto meglio, infatti abbiamo creato ancora più profondità sulla maglia del nostro soggetto. Arrivati fin qui siamo finalmente pronti per andare ad applicare il nostro pattern. Prima però facciamo un po' di pulizia, vado ad ingrandire il pannello dei livelli e tenendo premuto il tasto Command oppure Control se utilizzi Windows andiamo a selezionare tutti i nostri livelli e li andiamo ad inserire all'interno di un altro gruppo. Quindi facciamo clic su questa icona oppure premi Command più G o Control più G. Andiamo a rinominare il secondo gruppo, lo chiamiamo colore, e adesso per applicare il nostro pattern ci dirigiamo su riempimento e facciamo clic semplicemente su pattern. Si aprirà questo pannello, appunto riempimento pattern, e facendo clic qui su questa miniatura potremo selezionare il pattern da applicare. Nel mio caso mi dirigo in basso, verso la fine, e qui troviamo il pattern che abbiamo salvato all'inizio del tutorial, ricordate? Lo selezioniamo, spostiamo un attimo il riquadro un po' più verso destra. Ora, qui su scala possiamo modificare appunto la dimensione del pattern, quindi in questo momento è impostato 100%, possiamo ridurre questo valore man mano che ci spostiamo verso sinistra. Come puoi notare, il pattern andrà a rimpicciolirsi sempre di più. Ecco, nel mio caso direi di impostare un 20%. Facciamo clic qui su ok. Ora voglio farti vedere come si comporta il pattern in realtà, quindi innanzitutto andiamo a disattivare temporaneamente la maschera del gruppo 1, tieni premuto il tasto maiuscolo e facciamo clic sulla miniatura della maschera, in questo modo, e andiamo a nascondere temporaneamente anche il livello colore. In questo momento il pattern è applicato su tutta la nostra immagine. Ecco perché, nonostante l'utilizzo della maschera, il mio consiglio è quello di delimitare appunto il nostro pattern. Quindi innanzitutto qui sul nostro livello facciamo tasto destro, rasterizza livello. Quindi qui visualizziamo già l'anteprima appunto del nostro pattern e adesso selezionando lo strumento selezione rettangolare andiamo ad effettuare una selezione intorno alla maglietta. In questo modo. Una volta aver effettuato la selezione andiamo a duplicare il nostro livello. Quindi facciamo Command più J o Control più J se utilizzi Windows. Andiamo ad eliminare il livello sottostante, non ci interessa più, quindi lo trasciniamo qui nel cestino. E come puoi notare adesso abbiamo il nostro livello rasterizzato, ma soprattutto il pattern lo visualizziamo solo qui al centro. Direi di attivare nuovamente la maschera del nostro gruppo, riteniamo premuto il tasto maiuscolo e facciamo clic qui sulla maschera semplicemente, e andiamo ad attivare anche il nostro gruppo colore. Una volta aver applicato il pattern sulla maglietta, andiamo a colorarlo. Quindi ci dirigiamo qui su riempimento, tinta unita. Vado ad impostare temporaneamente un qualsiasi colore, in questo modo, facciamo clic qui su ok. E per far sì che il nostro colore venga applicato solo sul pattern, sfrutteremo la maschera di ritaglio. Tieni premuto il tasto Option oppure Alt se utilizzi Windows
ci spostiamo col cursore qui sotto al nostro livello e visualizzeremo questo quadrato affiancato ad una freccia in basso. Ti ricordo che sto tenendo sempre premuto il tasto Option. Ora, facendo clic col tasto sinistro del mouse, la nostra regolazione verrà applicata solo sul livello sottostante, quindi il nostro colore è stato applicato solo sul nostro pattern. Eccolo qui. Ora, questo colore abbinato con il blu non mi piace per nulla, ecco perché andiamo a modificarlo. Facciamo doppio clic qui dove visualizziamo il colore e andiamo semplicemente a modificarlo. Quindi io direi di impostare un colore che si avvicini verso un turchese. Vediamo un po'. Questo colore direi che ci sta abbastanza bene. Facciamo clic qui su OK. E il gioco è fatto. Ora facciamo un po' di zoom e come può notare il pattern è applicato sulla nostra t-shirt in modo davvero molto piatto. Quindi per tutte le porzioni della nostra t-shirt, siano esse più scure o più chiare, noi visualizziamo il nostro pattern sempre in egual modo. Ecco perché per rendere il nostro pattern, il nostro disegno ancora più realistico, il mio consiglio è quello innanzitutto di convertire il nostro livello in un oggetto avanzato, quindi facciamo tasto destro, converti in un oggetto avanzato, e subito dopo andiamo ad aprire le impostazioni del nostro livello. Quindi facciamo semplicemente doppio clic. Anche su questo livello andremo ad applicare fondi sé. Tenendo premuto il tasto Option oppure Alt come prima, ci dirigiamo sul cursore, lo andiamo a dividere e spostiamo il cursore di destra ancora più a destra. Man mano che sposto il cursore verso destra, andremo a creare questa dissolvenza appunto sul nostro pattern. Voglio farti vedere meglio, faccio un po' di zoom, premo Command più o Control più se utilizzi Windows. Mi sposto verso sinistra. Ecco, guarda qui come spostando questo cursore verso destra andremo a fondere il nostro pattern, ma allo stesso tempo andiamo a conservare le luci e le ombre. Ecco, nel mio caso vado ad impostare questo cursore a un 119 e per quanto riguarda invece la prima parte del cursore, provando a spostarlo verso destra, come può notare andremo a nascondere il pattern sulle porzioni più in ombra. Quindi guarda questa zona, così è zero. Mi sposto leggermente verso destra e andiamo a nascondere giusto di poco il pattern su queste porzioni. In questo modo. L'effetto risulta molto più realistico. Facciamo clic qui su OK. Ti faccio vedere. Prima. Dopo. Ora, volendo, possiamo distorcere leggermente il pattern in alcune porzioni d'immagine, questo per renderlo ancora più realistico. Quindi tutto quello che dobbiamo fare è innanzitutto selezionare il livello 1, che vado a rinominare, lo chiamo pattern. Premiamo i tasti Command più T o Control più T se utilizzi Windows e facciamo tasto destro, distorci. Qui in alto andiamo ad attivare la modalità alterazione, ci basterà cliccare su questa icona qui in alto e grazie a questa modalità possiamo distorcere qualsiasi punto del nostro livello, appunto del nostro pattern. Ti faccio vedere qui su divisione selezionando il primo cursore, possiamo andare a creare un qualsiasi punto che possiamo distorcere. Ti faccio vedere, creo un punto qui. Ancora, piccolo trucchetto, tieni premuto il tasto Option oppure Alt per aggiungere altri punti. Vado a creare anche un punto qui, eccetera, eccetera. Su ogni singolo punto abbiamo la possibilità di distorcere il contenuto, oppure perché no, dirigendoci ai lati, possiamo andare a ruotare delle porzioni d'immagine. Naturalmente tutte queste modifiche si riferiscono al nostro livello pattern, quindi vanno ad influenzare solo il pattern e non tutta l'immagine. Insomma, grazie a questa modalità possiamo sbizzarrirci come vogliamo. Ma non è finita qui, infatti Photoshop ci mette a disposizione una serie di preset che possiamo andare ad applicare e modificare come ci pare. Infatti qui su Altera, aprendo il menu a tendina, possiamo trovare tutta una serie di preset che sono già presenti all'interno di Photoshop. Nel mio caso vado ad impostare il preset arco, faccio clic qui su OK. Come può notare il pattern ci è stato alterato in modo davvero molto brutto, quindi proviamo a cambiare preset. Mi dirigo, vediamo un attimo, su arcata. Facciamo un po' di zoom indietro, premo Command meno. E tenendo premuto col tasto sinistro del mouse su questo arco che appunto si è andato a creare, posso modificarne anche la posizione. Quindi nel mio caso sposto il pattern leggermente verso destra, in questo modo. E volendo posso applicare anche una serie di punti in modo automatico. Quindi ci spostiamo qui su griglia, posso applicare una griglia 3x3, 4x4, 5x5, ma anche una griglia personalizzata. Ora il preset è stato rimosso, questo può capitare mentre lavorate, non preoccupatevi, in qualsiasi momento qui su Altera potete selezionare nuovamente il preset che avevate applicato. Nel mio caso, arcata. Imposto una griglia pari 3x3 e vado a modificare i punti della griglia. Quindi sposto questo punto leggermente verso destra, in questo modo, vado a restringere anche questo punto, andiamo ad allungare leggermente questa porzione qui e faccio la stessa cosa qui in alto. Quindi vado a restringere questa porzione, la stessa cosa anche qui, vado ad abbassare questi altri punti
Insomma, andando ad alterare i vari punti del pattern, prendendo come punto di riferimento soprattutto la maglietta, è un modo per rendere il nostro risultato molto più realistico. Tenendo premuto il tasto Option oppure Alt se utilizzi Windows, possiamo creare altri punti a nostro piacimento, che nel mio caso andrò a posizionare qui e qui. Infatti proprio qui dove si trovano le pieghe, faccio un po' di zoom e vado a ruotare leggermente questi punti. In questo modo. Faccio la stessa cosa anche qui, aggiungo un ulteriore punto qui al centro. Ragazzi, qui inserisco un po' di super velocità, altrimenti questo video durerebbe davvero un'eternità. Tutto quello che faccio consiste nell'andare a creare dei singoli punti ed andarne a modificare il contenuto. Adesso, una volta aver giocato con i vari punti del nostro pattern, facciamo clic qui su conferma. Vediamo un attimo un prima. Dopo. Sì, tutto un altro paio di maniche. Ora, perché abbiamo convertito il nostro livello in un oggetto avanzato? Semplicemente perché se vogliamo continuare a modificare lì dove eravamo rimasti, ci basterà premere Command più T o Control più T se utilizzi Windows. Facciamo clic qui su Altera e come puoi notare tutte le modifiche ci sono state praticamente salvate, quindi possiamo continuare a modificare senza problemi. Diamo nuovamente clic qui su conferma. A questo punto, facendo un po' di zoom soprattutto su una qualsiasi porzione del nostro pattern, possiamo notare che è praticamente privo di dettagli. Questo rende il nostro risultato poco accattivante, ma soprattutto poco realistico. Ecco perché, per risolvere, io e Simone ti abbiamo messo a disposizione, tra i materiali di questo tutorial, una semplice texture. Eccola qui. Ci basta importare questa texture all'interno del nostro documento e facciamo clic qui su OK. Ora, ti ricordo che puoi scaricare tutti i materiali che io e Simone abbiamo utilizzato durante questo tutorial facendo clic sul link che trovi qui in basso in descrizione. Tornando a noi, spostiamo il nostro livello all'interno del gruppo. In questo modo. Il livello verrà applicato solo sulla t-shirt perché appunto è presente la maschera di livello sul gruppo. Modifichiamo la posizione della texture, quindi premi Command più T o Control più T se utilizzi Windows. Facciamo tasto destro e lo andiamo a ruotare di 90 gradi. Ci spostiamo un po' più in basso. Vado ad ingrandire la mia texture. Facciamo clic qui su OK. E andiamo a modificare il metodo di fusione della texture da normale a luce soffusa. Ecco, direi di fare nuovamente trasformazione libera per ingrandire ancora di più la texture, quindi premi Command più T. Andiamo ad ingrandire ulteriormente, in questo modo, facciamo clic qui su OK, facciamo un po' di zoom, ecco direi che l'effetto è troppo esagerato, ecco perché andiamo a diminuire l'opacità del nostro livello, quindi da 0%, spostandoci poco poco più avanti, ecco che cosa succede. Man mano che aumentiamo l'opacità andremo ad aumentare il livello di dettaglio. Mi sposto verso un 41%, prima, dopo. Signore e signori, adesso la nostra t-shirt risulta molto più realistica. Ecco qui il nostro risultato finale. Andiamo a chiudere il nostro gruppo, facciamo un piccolo prima e dopo complessivo. Prima. Dopo. In qualsiasi momento possiamo modificare il colore del pattern, quindi ci basterà fare doppio clic qui su questo colore per selezionare un altro colore. Faccio clic qui su annulla. Oppure ci spostiamo più in basso, apriamo il gruppo colore e facendo un doppio clic sul primo colore che visualizziamo, potremo modificare il colore della nostra maglietta. Faccio clic qui su annulla, speriamo che questo tutorial vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel mi piace sotto questo video. Per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video qui su Photoshop Facile. Ciao ragazzi, ciao!